giovedì sera in Consiglio Comunale ha votato il cosiddetto regolamento sulla Movida. Diverse le opposizioni e le posizioni, il Movimento 5 Stelle si è dichiarato che condivide il principio di fondo di voler contemperare il diritto dei residenti a riposo con l'interesse di avere una città viva e che sappia offrire occasioni di divertimento, ma questo principio è stato male declinato in alcuni passaggi del regolamento, come per esempio quello che prevede il divieto dalle 24 alle 5 di mattina di vendita di bevande in contenitori di vetro. Sono misure pseudo-proibizioniste fuori dal tempo che non potranno mai cogliere i nobili obiettivi di combattere l'abuso di alcol e i comportamenti incivili di chi abbandona i rifiuti per strada. Dall'altro lato Roberto De Carli, invece consigliere di maggioranza del Primo Cittadino, ha detto che questo è un primo passo. Invece i consiglieri Bucci e Deva Esperto li hanno attaccato alla giunta dicendo che se vogliono una città morta che facciano prima. Pucci ha riferito come quando c'era la gestione Indy, dove la città di sera era morta e nessuno usciva. Insomma, tutte forze contrapposte. E Franco Bandelli, poi di un'altra Trieste, ha alzato il tiro per quel che riguarda la pulizia. Non è possibile infatti che un locale debba pulire un raggio di 10 metri. Questo significa che praticamente non serve più fare la pulizia delle strade da Cegas, perché devono farla i pubblici esercizi. Una serata che si è conclusa poco prima della mezzanotte e che ha visto praticamente qua più di 4 ore di discussione. Comunque il regolamento è diventato operativo. L'unica cosa sarà da vedere chi lo farà rispettare, perché le forze dell'ordine non ci sono. De Carli invoca l'aiuto della questura, ma anche la questura, come abbiamo visto, è messa male.